Io credo molto che il futuro dell'Italia, il futuro del lavoro dipenda dalla capacità che alcuni esempi che stanno manifestandosi, come quello dei makers, cioè la capacità di mettere assieme vite e atomi, no? Attraverso la riscoperta della manifattura, che è stata la nostra, che è e resterà ancora la nostra grande forza come paese, di una manifattura intelligente, quella che io ho chiamato la nuova bottega rinascimentale, cioè quella dell'artigiano da riscoprire, l'artigiano digitale soprattutto, ma non solo quello digitale, quello che utilizza la rete per tante attività, come nel campo delle aziende agricole, artigiano che fa prodotti di alta qualità, prodotti unici, no? Le stampanti 3D che stanno diventando oggi grande attività che si sta sviluppando in tutta Italia, ne scopriamo questi Fab Lab continuamente, sono delle iniziative che possono promettere degli spazi nuovi per l'Italia, nel senso che c'è una produzione di qualità personalizzabile, personalizzata, con delle capacità di conquista dei mercati esteri attraverso la rete, attraverso l'e-commerce, eccetera, che non ha costi ma ha potenzialità enormi, straordinarie. Pensiamo solo al fatto che con le stampanterie, ad esempio, si producono dei gioielli che ieri non si potevano produrre, personalizzati, o prodotti di qualità che sono personalizzati secondo le esigenze della clientela e di tanti clienti. Questa è una delle strade, ma ci sono altre strade, quelle della riscoperta di un valore della conoscenza, cioè la conoscenza diventa l'elemento centrale del nostro futuro. Dobbiamo puntare a far sì che ci sia, come si cominci già nelle scuole. Pensiamo che l'innovazione, la creatività ha una grande forza quando si è giovani, soprattutto nell'età tra i 15 e i 18-20 anni. Noi sprechiamo questa grande capacità di conoscenza, di creatività, tenendo i giovani nella precarietà, nell'incertezza, nella scuola che non ha contatti col lavoro. Quindi creiamo dei ponti stretti tra scuola e lavoro. In AICA, io sono presidente di AICA, l'Associazione degli Informatici, stiamo lavorando proprio su questo, creare delle competenze nelle scuole che colleghino direttamente la scuola col mondo del lavoro, sotto forma di competenze di apprendistato, competenze di contatto, scambi di conoscenze. La rete oggi permette di fare delle cose straordinarie. Dobbiamo far sì che nella scuola la rete diventi il vero docente della nuova conoscenza.